Passaggi del Vangelo che abbiamo ascoltato. Il brano del Vangelo che abbiamo ora ascoltato rappresenta il primo segno prodigioso che si realizza nella narrazione del Vangelo di Giovanni. La preoccupazione di Maria, divenuta supplica a Gesù, non hanno più vino, e il riferimento allora si comprenderanno più tardi nei racconti della passione. Ed è bene che sia così, perché questo ci permette di scorgere l'ansia di Gesù di insegnare, accompagnare, guarire e rallegrare a partire da quell'appello di sua madre: non hanno più vino. Le nozze di Cana si rinnovano in ogni generazione, in ogni famiglia, in ognuno di noi e nei nostri sforzi, perché il nostro cuore riesca a trovare stabilità in amori duraturi, in amori fecondi, in amori gioiosi. Facciamo spazio a Maria, la madre, come afferma l'Evangelista. Facciamo insieme a lei adesso l'itinerario di Cana. Maria è attenta. È attenta in quella festa di nozze già iniziata. È sollecita verso le necessità degli sposi. Non si isola, non è centrata nel proprio mondo. Al contrario, l'amore la fa essere verso gli altri. E neanche sta con le amiche, passa tempo con le amiche per commentare quello che succede e per criticare la cattiva preparazione della festa. E siccome è attenta, con la sua discrezione, si rende conto che manca il vino. Il vino è segno di gioia, di amore, di abbondanza. Quanti dei nostri adolescenti e giovani percepiscono che nelle loro case ormai da tempo non c'è più questo vino. Quante donne sole e rattristate si domandano quando l'amore se n'è andato, quando l'amore è scivolato via dalla loro vita. Quanti anziani si sentono lasciati fuori dalle feste delle loro famiglie, abbandonati in un angolo e ormai senza il nutrimento dell'amore quotidiano dei loro figli, dei nipoti, dei pronipoti. Anche la mancanza di quel vino può essere la conseguenza della mancanza di lavoro, di una malattia, di situazioni problematiche che le nostre famiglie in tutto il mondo attraversano. Maria non è una madre che pretende e non è neanche una suocera che vigila per divertirsi delle nostre inesperienze, dei nostri errori o disattenzioni. Maria semplicemente è madre. È presente, attenta e premurosa. È bello sentire questo. Maria è madre. Potete ripeterlo tutti insieme con me? Un'altra volta. Un'altra volta. Però Maria... Maria però, in questo momento in cui si rende conto che manca il vino, si rivolge con fiducia a Gesù. Questo significa che Maria prega, si rivolge a Gesù, prega. Non va dal maggiordomo, ma presenta direttamente la difficoltà degli sposi a suo figlio.
La risposta che riceve sembra scoraggiante. Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. Ma intanto lei ha posto il problema nelle mani di Dio. La sua premura per le necessità degli altri anticipa l'ora di Dio. Maria è parte di quell'ora, dal presepe fino alla croce. Lei che ha saputo trasformare una grotta per animali nella casa di Gesù con alcune povere fasce e una montagna di tenerezza. E ci ricevette come figli quando una spada le trafisse il cuore. Lei ci insegna a porre le nostre famiglie nelle mani di Dio. Ci insegna a pregare, alimentando la speranza che ci indica che le nostre preoccupazioni sono anche le preoccupazioni di Dio. Pregare ci fa sempre uscire dal recinto delle nostre preoccupazioni, ci fa andare oltre quello che ci fa soffrire, quello che ci agita, quello che ci manca, e ci aiuta a metterci nei panni degli altri, a metterci nei loro panni. La famiglia è una scuola dove la preghiera ci ricorda che c'è un noi, che esiste un prossimo vicino, evidente, che vive sotto lo stesso tetto, che condivide con noi la vita e ha ed è nel bisogno. Maria infine agisce. Le parole "fate quello che vi dirà", rivolte a quelli che servivano, sono un invito rivolto anche a noi a metterci a disposizione di Gesù, che è venuto per servire e non per essere servito. Il servizio è il criterio del vero amore. Colui che ama serve, si mette al servizio degli altri, e questo si impara specialmente nella famiglia, dove ci facciamo servitori per amore gli uni degli altri. Nel seno della famiglia nessuno è escluso. Tutti hanno lo stesso valore. Mi ricordo che una volta a mia mamma le chiesero quale dei suoi cinque figli lei amava di più. E lei ha detto: è come le dita, se mi fanno male a questo dito mi fa lo stesso male anche all'altro dito, perché una madre ama i figli così come sono. In una famiglia i fratelli si amano così come sono, nessuno è scartato. Lì nella famiglia si impara a chiedere permesso senza prepotenza, si impara a dire grazie come espressione di un sentito apprezzamento per le cose che riceviamo. Si impara a dominare l'aggressività o l'avidità. Lì si impara anche a chiedere scusa quando facciamo qualcosa che non va, quando discutiamo, perché in tutte le famiglie si discute. Il problema è dopo chiedere perdono. Questo piccolo gesto di sincera cortesia aiuta a costruire una cultura della vita condivisa e di rispetto nei confronti di quelli che sono vicini a noi. La famiglia è l'ospedale più vicino, quando siamo malati è lì che viene curato. La famiglia è la prima scuola dei figli, è
il nucleo di riferimento imprescindibile per i giovani, è migliore asilo per gli anziani. La famiglia costituisce la grande ricchezza sociale che altre istituzioni non possono sostituire, che deve essere aiutata e rafforzata per non perdere mai il giusto senso dei servizi che la società offre ai suoi cittadini. Infatti, questi servizi che la società offre ai cittadini non sono una forma di elemosina, no, sono un autentico debito sociale nei confronti dell'istituzione familiare, che è la base ed è quella che tanto apporta al bene comune di tutti. La famiglia costituisce anche una piccola chiesa, la chiamiamo la chiesa domestica, che insieme alla vita è fonte della tenerezza e della misericordia divina. Nella famiglia la fede si mescola con il latte materno, sperimentando l'amore dei genitori si sente più vicino l'amore di Dio. E nella famiglia, di questo tutti siamo testimoni, i miracoli si fanno con ciò che c'è, con quello che siamo, con quello che uno ha a portata di mano, e molte volte non è l'ideale, non è quello che sogniamo e non è neanche come dovrebbe essere. C'è un dettaglio che deve farci pensare: il vino nuovo, questo vino così buono che assaggia il maggiordomo nelle nozze di Cana, nasce negli otri di purificazione, ovvero nel luogo dove tutti avevano lasciato il loro peccato. Quindi nasce nel luogo peggiore, perché dove abbondò il peccato sovrabbondò la grazia. Nella famiglia di ognuno di noi e nella famiglia comune che tutti formiamo, nulla viene scartato, nulla è inutile. Poco tempo prima di iniziare l'anno giubilare della misericordia, la Chiesa celebrerà il sinodo ordinario dedicato alla famiglia, per maturare un autentico discernimento spirituale e trovare delle soluzioni concrete alle molte difficoltà e alle importanti sfide che la famiglia oggi deve affrontare ai nostri giorni. Vi invito a intensificare la vostra preghiera per questa intenzione, perché anche colui che ci sembri impuro con quest'acqua della purificazione, o che ci scandalizzi o ci spaventi, Dio, facendolo passare per la sua ora, lo possa trasformare in miracolo. La famiglia oggi ha bisogno di questo miracolo. E tutta questa storia è cominciata perché non avevano vino, e tutto ciò si è potuto fare perché una donna, la Vergine, fu attenta, ha saputo mettere nelle mani di Dio le loro preoccupazioni e ha agito con buon senso e con coraggio. Però c'è un dettaglio, e la situazione finale non è la meno importante: hanno gustato il migliore dei vini, e questa è la buona novella. Il migliore dei vini sta per essere assaggiato, il più buono, il più bello, la cosa più profonda per la famiglia deve ancora arrivare, sta per arrivare il tempo in cui gustiamo l'amore quotidiano, dove i nostri figli riscoprono lo spazio che condividiamo e i più grandi sono presenti nella gioia di ogni giorno. Il migliore dei vini
è nella speranza, sta per venire per ogni persona che rischia l'amore. E nella famiglia bisogna rischiare l'amore, bisogna rischiare di amare. E il migliore dei vini sta per venire, anche se tutte le varianti, le variabili, le statistiche ci dicono il contrario. Il miglior vino sta per venire in coloro che oggi vedono che tutto crolla e mormono tra loro fino a essere convinti che il miglior vino sta per venire. Ognuno se lo dica nel proprio cuore: il miglior vino sta per venire, e sussurratelo ai disperati o quelli che hanno perso ogni amore. Avete pazienza, avete speranza, fate come Maria, pregate, aprite il vostro cuore, perché il migliore dei vini verrà. Dio si avvicina sempre alle periferie di coloro che sono rimasti senza vino, coloro che hanno soltanto da bere, essendo scoraggiati. Gesù sente una debolezza per versare il migliore dei vini con coloro che per questa o quest'altra ragione già sentono che si sono rotti tutti i loro odri. Come Maria ci invita, facciamo ciò che il Signore ci dica, fate ciò che Gli vi dirà, e ringraziamo perché in questo nostro tempo, in questa nostra ora, il vino nuovo, il migliore, ci faccia recuperare la gioia della famiglia, la gioia di vivere in famiglia, e così sia.